arricchirci, riscoprire le tradizioni sapienziali, spirituali per custodirlo in futuro e costruirlo. Benvenuti per doveri di ospitalità, innanzitutto al nostro amico Sufi, vicario generale della confraternita Mohsen Moueli, che accogliamo con un applauso. A Don Nisi Candido, preside dell'Istituto San Metodio, teologo, biblista, a cui mi lega un rapporto di stima e che ringrazio per essere qui con noi a vivere questo Festival delle Relazioni. Grazie Nisi. All'amico di una vita, frate Nello, che è una costante presenza nei nostri appuntamenti, e benvenuto anche a te. Stasera condurrà la serata Domenico Leggio, direttore della Caritas, con cui da 3 anni lavoriamo fianco a fianco per portare avanti le tematiche, comprese ecco, quelle che sono oggetto stasera del nostro incontro. Benvenuto Domenico, grazie per questa disponibilità. Sei arrivato di corsa dalla Tunisia, dove c'è stato un interessantissimo incontro internazionale di tutte le Caritas internazionali. Grazie Domenico. E come ogni sera iniziamo la nostra riflessione, il nostro confronto con Giovanni Arezzo, che con la sua voce e la sua intensità ci introdurrà al tema. Grazie Giovanni. Io non sono. Che cosa farò? Musulmani. Non mi riconosco più. Io non sono né cristiano né ebreo, né magio, né musulmano. Io non sono dell'est, né dell'ovest, né della terra né del mare. Io non provengo dalla miniera della natura, né dalle stelle orbitanti. Io non sono della terra o dell'acqua, del vento o del fuoco. Io non sono dell'empireo, né della polvere su questo tappeto. Io non sono di questo mondo, né dell'altro, non del cielo né del purgatorio. Il mio luogo è il senza luogo. La mia traccia è la non traccia. Non è il corpo e non è l'anima, perché appartengo all'anima del mio amore. Ho riposto la dualità e visto i due mondi come uno. Uno io cerco, uno conosco, uno io vedo, uno chiamo. Egli è il primo, egli è l'ultimo, egli è l'esterno, egli è l'interno. Non conosco che lui, nient'altro che lui. Se una volta nella vita ho trascorso un istante senza te, mi pento della mia vita da quel momento in poi. Se una volta in questo mondo otterrò un istante con te, mi metterò i due mondi sotto i piedi e danzerò eternamente di gioia. Un cordiale saluto anche da parte mia. E grazie a Tonino e alla Fondazione di questa occasione, di questa possibilità di incontro che abbiamo stasera, che avete già vissuto nelle sere precedenti, che ho seguito appunto, come diceva Tonino, a distanza.
Ma stasera ci si confronta sulla ricchezza delle tradizioni sapienziali, no? Da anni si insiste sulla necessità che le religioni dialoghino tra loro, ce lo ricorda costantemente anche Papa Francesco, ma già anche da prima i pontefici e il Magistero tutto. E quindi bisogna che tutti ci impegniamo a riscoprire la vera motivazione che ci spinge al dialogo. E credo che il fondamento del dialogo ci porta direttamente al cuore della fede di ciascuno di noi, del proprio credo, delle proprie radici, no? E il dialogo credo che sia chiamato a sostenere la verità dell'uguaglianza di tutti nella diversità. È anche una delle cose che ho vissuto in questi giorni in Tunisia a livello appunto internazionale, l'uguaglianza di tutti, la verità nell'uguaglianza di tutti, seppur nella diversità, una uguaglianza che non può essere globalizzazione, no? Questo tema che è termine che risuona e ritorna spesso. Per questo il dialogo penso sia chiamato a sostenere le diversità e a volte anche le contraddizioni presenti tra le diverse fedi. Ed è per questo che stasera i nostri tre relatori ci aiuteranno ad entrare un po' nelle pieghe, seppur sinteticamente, brevemente, no? Perché abbiamo chiesto anche la possibilità poi di un dibattito dopo, di appunto aiutarci a farci capire se in effetti le religioni sono il luogo, possono essere, sono il luogo di incontro piuttosto che di divisioni, no? Ecco, noi siamo convinti che sono il luogo di incontro, ma questo lo chiediamo ai nostri relatori e chiedo appunto a Padre Nello Dell'Agli di aiutarci in questa prima riflessione. Grazie. Ma pensavo diverse cose preparando questo incontro e pensavo come sintetizzarle in 20 minuti. Comunque direi qualche immagine. Ecco, una prima immagine che mi viene è questa. Avevo oggi tra le mani l'encilica del Papa sulla cura della casa comune. Ci accomuna a tutti la casa, che è la terra. E mi veniva un'immagine che in questa casa comune è nascosta una sorella. C'è una sorella nascosta, c'è una presenza regale nascosta che è la sapienza. La sapienza ha qualcosa di saporoso e la sapienza ci guida nella vita. Forse al fondo cerchiamo questa sorella sapienza. E le tradizioni ci aiutano a metterci in cammino per attingere sapienza. E pensavo semplicemente di dire qualcosa su questo e poi brevissimi saggi, ecco, delle nostre tradizioni, di quelle che a me sono più care, per dire come ancora oggi possono essere fonte di grande nutrimento. Anzitutto, perché attingere alle tradizioni per camminare alla scoperta della sapienza? Non potremmo iniziare oggi. Credo che attingere alle tradizioni, per me ad esempio molto cara la tradizione sanfrancescana, quella dei padri del deserto, monaci che vissero tra il IV e l'VIII secolo, quella ebraico-cassidica, penso che attingere dalle tradizioni, al di là dei contenuti, ci educhi a tre atteggiamenti fondamentali. L'umiltà del ricevere, l'intelligenza dell'elaborare creativamente e la passione di trasmettere riflessioni alle nuove generazioni. Questi mi sembrano tre atteggiamenti che proprio possono dare una direzione di crescita alla nostra vita. Anzitutto l'umiltà gioiosa del ricevere. La vita non inizia con me. La vita è già iniziata. C'è chi ha camminato, c'è chi ha cercato l'umanità e la divinità con mille nomi, mille modi, con mille sforzi. Recepire un cammino, diciamo, già percorso da altri
ci mette in una direzione giusta, ci aiuta a superare il presentismo, il narcisismo, la superficialità, ci aiuta anche a curare senso di appartenenza. Veramente siamo in una casa comune in cui già altri hanno camminato alla ricerca della sapienza, del senso del vivere. Anzitutto, ecco, l'umiltà del ricevere. Un secondo punto importante, l'intelligenza dell'elaborare creativamente ciò che ricevo. Ricevere è importante, ma se lo inghiotto senza senso critico diventa indigesto oppure mi stupidisce. È invece una sfida importante per i nostri processi di umanizzazione è penetrare con intelligenza in ciò che mi viene consegnato e poterlo far entrare in dialogo con la mia vita, con la mia umanità, che sa anche contestare il dato tradizionale. L'intelligenza del cercare con la mia mente, col mio animo, col mio corpo, sapendo digerire, assimilare ciò che mi viene trasmesso. E la passione di trasmetterlo alle nuove generazioni. Questo mi sembra un altro punto educativo importante, perché quando trasmettiamo con passione diventiamo padri e madri, trasformiamo la vita in dono da condividere. Quindi, sto dicendo, mi sembra bellissimo vivere la vita nella casa comune che è la terra come ricerca della sapienza al di là dei mille nomi che possiamo dare e che attingere alle tradizioni che percorrono, direi, la nostra terra ci permette di sviluppare tre atteggiamenti che mi sembrano dal punto di vista formativo essenziali. Ricevere, elaborare in modo creativo e trasmettere con passione alle nuove generazioni. Senza imposizioni. In tutto questo, nel confronto col diverso, mi sembra importante sviluppare un'identità chiara e flessibile e che non sia né rigida né confusa. Rigida significa non mi confronto perché ho paura del confronto, perché i dubbi che ho dentro mi fanno impazzire e non sopporto quando l'altro con la sua diversità mi fa rievocare il dubbio che è dentro di me. Al fondo, il fondamentalista, il fanatico, l'estremista è un uomo che ha paura che l'altro gli ricordi ciò che dentro non è stato integrato bene. La violenza per molti versi è figlia di paura del confronto, per mancanza di riconoscimento, per tanti motivi. L'identità rigida nasconde paura e fa male chiaramente. Ma anche l'identità confusa nasconde paura. Mi attacco a un'idea per un po' senza fare una scelta. A un certo punto credo che bisogna avere il coraggio di definirsi. Ecco perché parlo della necessità di un'identità chiara e flessibile. Chiara significa con la capacità di riconoscere le mie idee e di poterle esporre con franchezza, senza timore. Flessibile significa entrando in dialogo con l'altro, lasciandomi mettere in discussione sempre dall'interlocutore. Quali sono tre tradizioni che mi hanno affascinato profondamente, che mi hanno dato quel sapore, quell'entusiasmo dell'animo e quel sapore nel corpo, quella piacevolezza nel corpo per cui ho detto sì, queste sono tre strade che voglio percorrere. Anzitutto la tradizione sanfrancescana, dicevo, poi quella dei padri del deserto, poi quella ebraico-cassidica. Vorrei dire qualcosina semplicemente su questo e se posso leggervi un piccolo brano sanfrancescano. Cosa ho trovato nel francescanesimo? Difficile dirlo in due minuti. Lo sintetizzerei così, il cerchio fraterno. Nessuno di noi è superiore agli altri. E ciò che possiamo imparare dalla vita per attingere sapienza è sapere stare in cerchio, senza sensi di superiorità e senza sensi di inferiorità. Una volta domandavano a San Francesco, dice, ma chi è il frate ideale? E il frate ideale è X che prega, Y che parla bene, Z che scherza. Cioè il frate ideale siamo noi, è la fraternità. Il frate ideale è chi è riuscito a capire che la cosa più importante non è la bellezza individuale, ma la bellezza del cerchio fraterno.
che la cosa più importante non è la decisione mia o di un altro, ma che la cosa più importante è decidere insieme, sapere stare nel cerchio, superando il rancore di fondo, l'invidia di fondo che ci può portare alla competitività, al dominio, alla sottomissione, a cercare capri espiatori, a fare unità contro qualcuno. Quando rileggo incessantemente i testi sanfrancescani, sento quella, per parafrasare una espressione di San Francesco, quella dolcezza di anima e di corpo che viene proprio dal dire: ma com'è bella la comune umanità, no? Se sappiamo fare cerchio fraterno, cioè se sappiamo riscoprire la verità più profonda che attorno alla sapienza nascosta siamo sorelle e fratelli che devono imparare a stare in cerchio, no? E naturalmente per essere fratelli e sorelle San Francesco ci insegna a essere poveri, no? Poveri soprattutto di pretese, la pretesa che l'altro sia diverso da quello che è, no? Che al di là della povertà economica c'è una povertà relazionale da saper assumere, da saper piano piano riconoscere, no? Mi relaziono con te riconoscendoti come sei, al di là delle pretese che ho sviluppato nella mia mente, no? Il francescanesimo mi affascina perché mi aiuta ad andare nel mio piccolo, nel mio minuscolo, verso la sapienza nascosta con questa idea bella: coltiviamo il cerchio fraterno. Non cerchiamo la bellezza individuale o cerchiamola nell'adolescenza, nella giovinezza, per poi cercare invece la bellezza del fare cerchio, del pensare con, del progettare con, del servire l'un l'altro, no? E la bellezza dei padri del deserto, invece, questi monaci che una volta che si instaurò il regime di cristianità capirono che la frittata era fatta, bisognava cambiare qualcosa, no? E andarono nel deserto, no? Ma per fare cosa? Per cercare Dio e cercare se stessi. Una vita dedicata semplicemente a questo, cercare Dio e cercare se stessi, no? Di loro mi affascina, mi affascinano diverse cose. La prima, soprattutto questo, che nominare Dio è importante per discernere l'umano. In questi monaci un po' selvatici Dio non era avulso dalla nostra umanità, ma era, come dire, al servizio del cercare se stessi. Mi piace condividere con voi un racconto, un uomo colto, non si sa se un prete o un laico, a secondo delle diverse tradizioni, va da uno di questi padri del deserto e gli dice: senti, vorrei condividere con te queste idee, queste altre. Il padre del deserto, dopo averlo ascoltato un 5 minuti, questo è un pezzo grosso, gira i tacchi e se ne va. I discepoli rimangono un po' perplessi, dice: ma abba, padre, dice, quello era un pezzo grosso, nemmeno l'hai ascoltato. Dice: guarda, se mi avesse parlato delle passioni del suo cuore, o se mi avesse interrogato sulle passioni del mio cuore, sarei stato ad ascoltarlo. Ma fare chiacchiere a che serve, no? Io sono venuto qua per conoscere me stesso, no? E mi pare che i padri del deserto, dopo 15 secoli, diciamo così, no? Ci ricordino che l'abitare secum, l'abitare con se stessi, è una sfida da non perdere. Oggi l'impressione che ho a volte, guardo i giovani meravigliosi di oggi, con tante qualità che io quando ero adolescente non avevo, no? Però c'è una cosa che mi preoccupa. Un attimo in silenzio sembra che non sanno stare. Devono avere sempre qualche cuffietta, qualcosa e così via, no? Siamo poco abituati a stare in compagnia di quello che dovrebbe essere il mio miglior amico, me stesso. Perché c'è qualcosa di me stesso che odiamo profondamente, temiamo profondamente. Facciamo di tutto, anche hobby stupidissimi, pur di non stare con noi stessi, no? I padri del deserto mi affascinano perché invece mi dicono: abbi coraggio di stare col tuo migliore amico. Può essere difficile, può essere non facile entrare in contatto con lui, ma guarda che la tua umanità merita di essere abitata, merita di essere scoperta, merita di essere vissuta con tutte le passioni, le malattie, le zone ombrose che ci possono essere. Ritorna a te stesso. Ritorna a te stesso. Famoso un detto di uno dei padri del deserto: chi conosce un po' se stesso è più grande di chi resuscita i morti, no? Mi sembra
Nel camminare verso Sorella Sapienza, San Francesco mi insegna molto, tra le tante cose, la bellezza del cerchio fraterno. I padri del deserto, le madri del deserto mi dicono: per fare cerchio non devi rinunziare a te stesso, devi avere il coraggio di assumere la sfida di abitare te stesso, di stare in silenzio con te stesso, affrontando il mare magnum di un cuore che è tutt'altro che pacifico, che è un guazzabuglio, e che in tantissimi anni e decenni piano piano va conosciuto e guarito da tutte le inclinazioni di disumanizzazione che in ognuno di noi ci sono, no? Le cosiddette passioni, che all'origine per i padri del deserto significano le malattie spirituali. Un'altra tradizione che mi affascina tantissimo, sono cristiano cattolico, ma ognuno ogni tanto va nell'orticello degli amati vicini, la tradizione ebraico-cassidica. Anche qua difficile sintetizzare in due minuti, ma che bello pensare al titolo: Il cammino dell'uomo, un libretto di Buber, no? E cosa deve fare ognuno di noi nella vita? Deve camminare. E in questo cammino quali sono le tappe? Le tappe sono anzitutto tornare a se stessi. Famoso, poi ce ne parlerà forse Nisio, non so cosa, ma faccio solo questo cenno: Adamo, dove sei? La prima domanda di Dio all'uomo, no? La prima tappa importante del cammino, anche qui come i padri del deserto, torna a te stesso, visita te stesso, non nasconderti a te stesso. La seconda tappa, l'individuazione del cammino particolare, abbi il coraggio di sfidare il conformismo. Non sei fatto per stare nei luoghi comuni, sei fatto per essere te stesso. Dio è Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, non di Abramo, Isacco e Giacobbe, no? Per dire, tu devi essere te stesso fino in fondo, perché puoi perdere l'umanità quando ti confondi troppo nel gregge. Perché diverso è il cerchio fraterno dalla confusione, no? Babelica, di chi non ha il coraggio di sfidare le leggi del conformismo. E la terza tappa del cammino unifica le tue forze interiori. Dice Buber: noi camminiamo a zig zag per tanti anni, faccio questa esperienza, faccio quest'altra. Dice Buber: a un certo punto, per non perdere l'umanità, devi fare una scelta, devi camminare dritto, devi unificare le tue forze, no? Oggi per noi postmoderni è difficilissimo, perché il messaggio è: sono tante le possibili esperienze che non conviene mai sceglierne una. Se per caso un pochino la scegli, preparati la porta, la via d'uscita, o sappi che c'è una via d'uscita, perché abbiamo una paura matta di appartenere fino in fondo, forse anche perché abbiamo paura di essere abbandonati, no? Chi crede ormai a un legame sincero, duraturo e così via. E la tradizione ebraico-cassidica, con la terza tappa del cammino, ci sfida: abbi il coraggio di scegliere fino in fondo, perché solo se scavi in profondità tu trovi sorgenti di umanità, no? La quarta tappa comincia da te stesso. Non pensare che per risolvere i problemi debbano cambiare gli altri, e lavora su te stesso. Quinta tappa: impara a donarti. Il nome più bello dell'autorealizzazione è il dono di sé. Il nome più bello della crescita è diventare padri e madri. Qualcuno direbbe dare corpo e sangue per le nuove generazioni, no? Il nome più bello dell'umanità è diventare anziani che trasmettono la loro sapienza, che hanno attinto qualcosa a quella sorella nascosta e la vogliono comunicare ai nipoti, dare una speranza in un mondo che cambia, no? E la sesta tappa, l'ospitalità. Ospitare l'altro nella diversità, no? Ospitare l'altro nella diversità. Non cercare di annullare, schiacciare l'altro, ma ospitarlo nella diversità. Queste sono le tre grandi tradizioni che ogni giorno, veramente devo dire, mi affascinano. Gli anni avanzano, ma devo dire che non perdo passione per rimettermi in cammino. Negli ultimi 5 minuti che mi rimangono, come promesso, vi leggo un pezzetto di San Francesco, perché così, se non gliel'hanno data, gli diamo la laurea in scienze della formazione. Abbiate solo pazienza, perché lui è di un conciso bestiale, una tesi che qualcuno scrive 1000 pagine, no? Sto leggendo i libri di un grande professore, chiaramente non faccio il nome, che scrive cose belle, però 1000 pagine le potrebbe scrivere in una pagina, no? San Francesco, al contrario,
Una pagina meriterebbe poi 1000 pagine di commento, d'accordo? Tanto del professorone ognuno di voi farà ipotesi, io smentirò sempre, d'accordo? C'è un povero frate che è in crisi, in maledetta crisi, perché si trova male con i confratelli. E lì siamo narrati tutti noi, no? Chi non si trova male prima o poi con la moglie, col marito, con i genitori, con gli amici, con la comunità, chi e così via. Questo frate dice a San Francesco, per piacere, trasferiscimi. Vediamo la risposta di San Francesco. Ognuno di noi dice per piacere un nuovo matrimonio, ognuno di noi dice ma che nuovo matrimonio, la fuga nell'eremo, dice la confusione, ognuno di noi pensa a 1000 cose, no? Vediamo la risposta di San Francesco, la dice a ognuno di noi. Io ti dico come posso, per quello che riguarda la tua anima, che quelle cose che ti sono di impedimento nell'amare, quelle cose che ti sono di impedimento nell'amare, e ogni persona che ti sarà di ostacolo, anche se ti coprissero di battiture, tutto questo devi ritenere come una grazia. Nelle difficoltà interpersonali la grazia, nelle difficoltà interpersonali l'occasione di crescere. Cioè, meriterebbe un capitolo, no? Io che posso fare? Ve la leggo e dico una battuta. E così tu devi volere non diversamente, e questo tieni in conto di vera obbedienza, perché io fermamente riconosco che questa è vera obbedienza. Obbedire che significa? Obbedire alla realtà e obbedire alla relazione. E non lottare per cambiare l'altro, ma per riconoscerlo. Dice, se ci sono difficoltà, quelle difficoltà relazionali come l'occasione di visitare te stesso. Dice, non mi stima, alza la voce. Il problema non è che non stima, il problema non è che alza la voce, il problema è come io gestisco il non sentirmi stimato o un'altra persona che alza la voce, no? E ama coloro che agiscono con te in questo modo e non esigere da loro altro se non ciò che il Signore darà a te. L'avete sentito il cambiamento? Ama coloro che agiscono con te in questo modo e non esigere da loro altro non se non ciò che ti danno, ma se non ciò che il Signore darà a te. E queste creature che hai a fianco sono il dono della sapienza nascosta. Una sapienza nascosta ti sfida con le difficoltà interpersonali, perché non cresciamo in un cammino diritto, ma cresciamo grazie alla sfida che il prossimo ci pone con la sua diversità. E in questo amali, e non pretendere che diventino cristiani migliori. E dice San Francesco, guarda caro frate, ma lo dice a me, a chiunque, non ti fanno impazzire gli altri. Ti fanno impazzire le pretese che hai sugli altri. Le pretese sono quelle su cui lavorare per liberarti. E in questo voglio conoscere se mi ami, se ti comporterai in questa maniera, che non ci sia alcuno al mondo che abbia peccato quanto è possibile peccare, che dopo aver visto i tuoi occhi non se ne torni via senza il tuo perdono. Questo passaggio mi pare bellissimo, no? Dopo aver visto i tuoi occhi. Un grande invito a lavorare su come vediamo le cose. Il problema non è la realtà, ma come la vediamo. Più in là poi San Francesco dice, una cosa è se vedo l'altro come colpevole, una cosa è se lo vedo come malato. Se lo vedo come malato, lui come me, il desiderio è di curarlo, il desiderio è che possiamo nel cerchio fraterno guarirci a vicenda. Non uso né computer né slide, quindi vi faccio la sintesi in un minuto di quello che ho detto, d'accordo? Primo punto che ho detto, se ricordo bene, sì, siamo alla ricerca della comune sapienza nella casa comune. E in questa ricerca della comune sapienza tre atteggiamenti fondamentali, ricevere, elaborare, trasmettere. Tre tradizioni che mi hanno affascinato, non conosco la sua, la studierò con piacere da oggi in poi, la tradizione sanfrancescana, la tradizione dei padri del deserto e quella ebraico-cassidica. E poi vi ho letto un pezzetto di San Francesco perché ci invita a qualcosa di essenziale, lavorare su di noi rilasciando le pretese e lavorare sul nostro sguardo, purificare lo sguardo non per cambiare la realtà, ma per cambiare il modo in cui la vediamo.
Grazie Padre Anello anche per assoluto rispetto del tempo, quindi ha già fatto lui la sintesi, no? Diceva chiaramente molto bella l'immagine di questa sorella nascosta, no? La sapienza, ma anche questo il discorso di non fare unità contro qualcuno, no? Ma questo ritrovarsi in questo cerchio fraterno, seppur nel ritrovarsi prima ciascuno, ma facendo poi un cerchio e non appunto una unità contro qualcuno.